Ciao a tutti, bentornati, eccoci qua in un nuovissimo video. Oggi vi faccio vedere quattro profumini che ogni tanto, quando le mie bambine me lo chiedono, vado a spruzzargli sulla sciarpina o magari sui vestitini. Faccio una premessa: secondo me ogni frutto ha la sua stagione, quindi i bambini è giusto che utilizzino le cose da bambini. Ogni tanto si può dare lo strappo alla regola, però ogni tanto concedo effettivamente l'utilizzo del profumo alle mie bambine, appunto perché sono ancora bambine e poi anche per una questione di allergia è sempre meglio evitare di utilizzare tante cose e presto, perché si fa presto a diventare super allergici, soprattutto al giorno d'oggi, dove comunque respiriamo, inaliamo, cioè ci mettiamo continuamente delle sostanze addosso, non è proprio il massimo, quindi ci tenevo a fare questa piccola premessa. Detto questo, comunque, vi ripeto, ogni tanto perché non dargli la spruzzatina? E ho individuato quelli che sono i quattro profumi, in realtà due non sono nemmeno profumi, che mi piace delle volte vaporizzare alle piccole perché hanno delle profumazioni molto delicate, non sono invadenti, sanno di pulito e sono veramente una soffice coccola. Il primo prodotto, che tra l'altro anche finito, il più blando, e che non è assolutamente un profumo, ma è un'acqua profumata per il corpo, è questa qua, alla magnolia senza alcol, rinfrescante per peli delicate. Questa, al di là essere un ottimo prodotto per me, perché l'ho utilizzato tantissimo durante l'estate quando non avevo voglia di utilizzare creme corpo perché magari faceva troppo caldo, ma necessitavo comunque di una sensazione di freschezza e di idratazione, è stata veramente una manna dal cielo. In più ha una profumazione che è come quella della saponetta, praticamente è una profumazione molto saponosa, no? Tipica un pochino della magnolia avere questa caratteristica qua. Qui è un profumo mononota, quindi c'è cioè magnolia, un prodotto vegetale, quindi assolutamente delicatissimo, ha un buonissimo inci, vi dà dare questa profumazione di pulito e una sferzata di freschezza, quindi secondo me è anche ideale ogni tanto da vaporizzare sui bambini. Poi un prodotto a cui sono affezionatissima, e questo è un prodotto proprio per bambini, che ogni tanto quando ho proprio voglia di risentire, di riprovare le stesse emozioni di quando le avevo neonate, chiedetelo scusa per la chewing gum, mi sono dimenticata di averla in bocca. L'acqua di Colonia, un must have, diciamo, per le mamme della Chicco, della linea Natural Sensation. Le mie non sono poi così piccole assolutamente. Però ogni tanto mi piace mettergliela un pochino sul collo oppure magari direttamente sulla mano e poi glielo passo sui capelli per ravvivare un po' il riccio, per dargli un po' di profumo, un pochino di dolcezza, di freschezza. Comunque questo è un prodotto studiato per i bambini. C'è scritto che l'acqua di Colonia è la fragranza fresca e delicata dal basso contenuto alcolico, esalterà il profumo naturale del tuo bambino nel rispetto della sua pelle delicata. Questa ha un sacco di anni perché mi è stata regalata quando è nata una delle due, non ricordo quando, se per la prima o per la seconda, comunque è sempre un'emozione quando non uso questa fragranza perché mi mette veramente tranquillità. Mi regala sensazioni stupende, mi sembra di essere in un mondo ovattato, delicato, dove c'è proprio la purezza e la bellezza dei bambini. Quindi questa ogni tanto con piacere gliela metto, però potete vedere comunque che ce n'è ancora tanto. La utilizzo proprio raramente, anche perché comunque voglio tenerla come ricordo, non ho intenzione assolutamente di finirla. Un altro profumo che può essere tranquillamente utilizzato sui bambini, questo ecco, ogni tanto magari lo vaporizzo sulle sciarpine, e che può essere anche un regalo per il compleanno di una ragazzina, insomma, quando i bambini iniziano ad avere 12-14 anni, no? Ecco, un bel regalo, secondo me, senza grosse pretese, ma sicuramente apprezzato, è il classico soft mask della Avon,
chi non ha questo profumo, non c'è niente da dire, insomma, una fragranza del 1980 che conoscete tutti, Ambrato Floreale, è stato proprio il classicone, è il classicone Avon, con queste note di muschio, rosa, vaniglia, spezie e gelsomino, ed è il profumo per eccellenza della pulizia. A me piace indossarlo, oltre, ora, come vi dicevo, sugli indumenti delle bambine, anche ogni tanto magari vaporizzarlo, oltre che su di me, anche negli ambienti, la sera prima di andare a letto, perché trovo che concilia il sonno proprio per questa sensazione di tepore, di tranquillità, rasserena questo profumo. È proprio la sensazione che dà il muschio, insomma, no? Torpore, bellissimo, delicato, senza tante pretese, quindi comunque è un profumo che secondo me può essere tranquillamente utilizzato in piccole dosi anche sui bimbi per dargli quella profumazione tenera tenera. Anche questo non ce n'è molto. Un altro profumo che poi in realtà ho comprato per me perché mi era piaciuto tantissimo. Poi quel giorno sono entrata in erboristeria, ho provato due o tre profumi, ne ho comprati tipo quattro in un colpo. Poi a casa, col senno di poi, quando l'ho risentito, effettivamente non era quello che credevo. E effettivamente non l'ho mai utilizzato, ma più che altro perché ha una persistenza praticamente pari a zero. Ed è proprio una profumazione molto angelica e quindi conservo magari appunto ogni tanto per dare la spruzzatina sugli abiti o appunto magari quando me lo chiedono le bambine. È un bianco d'ambra, addirittura Eau de Parfum della Elan. Io non so se è stato sfortunato questo boccettino, se è proprio il prodotto all'interno che non ci siamo, perché secondo me questo profumo non era così quando l'ho provato sul tester, era molto più persistente, quindi qua è successo qualcosa. Diciamo che è difettato, voglio credere che sia difettato, perché non può essere che un profumo comunque che costa 24 euro più o meno 50 ml, che non sono tantissimi, ma nemmeno regalati, che viene definito Eau de Parfum, possa durare così praticamente poco, ma veramente niente. Di per sé anche una buona fragranza, però non riuscite a coglierla perché è veramente una cosa talmente effimera che io non riuscirei effettivamente a capire di che cosa può effettivamente sapere. Riproviamo a dargli una spruzzata. Allora, è estremamente dolce come profumo. E vabbè, da quello che ho capito, perché effettivamente le note non sono ben chiare, non c'è una piramide olfattiva vera e propria di questo profumo. Comunque ci dovrebbe essere la presenza della noce moscata, dell'iris e del muschio di quercia. Si sente questa dolcezza, che più che di noce moscata. A me sembra quasi una vaniglia molto molto presente, molto dolce. E poi c'è un pochino questa polverosità data dall'iris. E se vogliamo, questo muschio di quercia ammorbidisce un pochino tutto, però non lo so, è tanto zuccherino, un profumo molto zuccherino. Mi ricorda quasi il paradiso degli angioletti che ci volano intorno, quindi effettivamente è un profumo molto delizioso, molto bon ton, delicato. Anche questo, secondo me, più che per una donna, lo vedo ideale per una ragazzina. Ecco perché, tra l'altro, anche per la persistenza, l'ho voluto inserire all'interno dei profumi che utilizzo sulle mie piccole. Perché io, quando a casa loro hanno usato, che non era assolutamente simile a quello che ho provato in erboristeria, ho avuto subito alla mente ho avuto il richiamo dell'infanzia, cioè lo vedo proprio bene sulle mie bambine, perché sa da bambolina, da angioletti, non lo so, mi sembra di essere in un Eden, con questi profumi dolci nell'aria, ma molto molto delicati. Mi ricorda qualcosa? A me ricorda, io non so se voi ricordate, tanti anni fa, quando ero piccola, c'erano quei profumi a biancheria dentro a
delle palline a forma di ghianda che si buttavano dentro l'armadio per profumare l'ambiente, anziché essere rotondi, avevano questa forma di ghianda. E avevano questo profumo proprio delicato, talcato, vanigliato, no? Di prodotti per profumare l'ambiente. Ecco, a me ricorda quelle palline là. Però, vi ripeto, cioè, svanisce il tutto, poi rimane questa base che a me sembra piuttosto zuccherina. Però, al di là di tutto, è un profumo che secondo me è molto indicato nella tenera età, quando ogni tanto vogliamo concedere ai nostri bimbi l'ebbrezza, no, di profumarsi anche loro. Niente, questi sono i consigli coccolosi che mi sento di darvi, come vi ripeto, anche per dei regalini. Qua, comunque, per un bambino appena nato, sicuramente è bellissimo, è apprezzabilissimo, apprezzatissimo per una mamma ricevere un profumo quando nasce un bambino, perché comunque poi nel tempo il profumo aiuta a fissare i ricordi, no? Nella memoria, quindi dopo a distanza di anni quando una mamma va a risentire il profumo si ricorda di quei bellissimi momenti trascorsi quando il figlio era neonato. Con Elan comunque abbiamo una garanzia perché sono molto attenti all'utilizzo dei prodotti. Qui abbiamo una semplicissima, naturalissima acqua profumata per il corpo e qui abbiamo un profumo classicissimo che sa di pulito e che è molto delicato anche per i nostri piccoli. Quindi io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!